Sinapsi, questa mattina le telecamere di Sinapsi News sono qui per raccontarvi una storia particolare, diciamo quasi un dramma della cultura, una malattia, una distrofia culturale. Ecco, stamattina parleremo di tesi di laurea e lo faremo con un amico al quale abbiamo pensato di dare un nome di fantasia, lo chiameremo Mario perché oggi si festeggia appunto San Mario, il quale ci racconterà la sua storia. Seguite il servizio. Buongiorno Mario. Mario stamattina ci racconterà una vicenda che sa veramente di straordinario per certi aspetti, ma in tutta la sua negatività. Si è parlato, sono stati spesi fiumi di parole per quanto riguarda titoli di studio, diplomi acquistati, ma qua stiamo andando veramente molto oltre. Stiamo parlando di tesi di laurea, come dire, commissionate per essere precisi. Raccontaci un poco come stanno le cose. Perfetto. Io qualche anno fa mi trovavo nella possibilità, nell'impossibilità di avere un lavoro. Un mio amico, ci conosciamo da 10 anni, aveva bisogno di laurearsi, doveva scrivere la tesi di laurea. Io per scherzo dissi: guarda, te la scrivo io perché è un argomento interessante. Ci ho messo 6 mesi, un anno, gli ho scritto questa tesi di laurea, lui mi ha pagato una cifra proprio più che simbolica e io ho cominciato, sempre per scherzo, a mettere le locandine nelle università di Napoli proponendomi come consulenza di tesi di laurea, e ho scoperto che esiste proprio un mercato. Ci sono studenti dei maggiori istituti universitari pubblici e privati di Napoli che si fanno scrivere le tesi di laurea da cima a fondo. Praticamente una delle mie attività maggiori attualmente è il ghostwriter di tesi di laurea. Una cosa veramente strana. Noi prima di ascoltare, prima di dare credito a questa cosa, ci siamo fatti un giretto per alcune delle facoltà universitarie della nostra città e abbiamo effettivamente potuto constatare che esistono questi fogliettini dove ci stanno persone che si, chiaramente non c'è scritto a pagamento, che si offrono di scrivere tesi di laurea. La cosa, ancora il mercato è comunque calmierato, ci stanno delle tesi che vanno dalle 400 ai 500 euro fino ad arrivare addirittura a delle tesi scientifiche o di natura letteraria che superano i 1200 euro. Sì, praticamente in realtà la calmierazione funziona in maniera un po' diversa. Allora, parti dal presupposto che fare una tesi laurea che non sia originale del tesista praticamente un illecito amministrativo, è un falso in atto pubblico, quindi parti da questo presupposto che il tesista deve scrivere la tesi laurea lui. Ci sono molte università, non tutte, che hanno dei software per vedere se la tesi è stata copiata da internet o meno, però non lo fanno tutti. Allora che cosa succede? Se tu vai a compilato che ti scrive la tesi di laurea, devi sapere che c'è il pericolo che puoi essere scoperto. Allora, se il privato ti scrive una tesi di laurea facendo un copia e incolla da altre tesi esistenti su internet, e quindi ci mette meno tempo perché poi c'è anche il problema che i tesisti vanno di fretta, allora te la fa pagare 300-400 euro. Invece, se trovi qualcuno che è un pochettino più competente, più tecnico come sono io, che ci mette, ci mette 3-4-5 mesi, perché poi dipende dalla tesi, puoi partire, puoi arrivare anche a prezzi di 700-800-1000 euro. Io per esempio ultimamente, l'estate scorsa, ho scritto una tesi in pneumologia clinica che mi è stata commissionata da un medico della provincia di Napoli per il figlio, in un mese, facendo una panoramica della letteratura di settore, io me la sono fatta pagare 800 euro, però comunque era una tesi originale. La cosa che più mi colpisce e mi incuriosisce più che altro è capire cosa spinge questi ragazzi a dover ricorrere a questo metodo anziché mettersi di sana pianta a studiare.
Allora, partiamo dal presupposto che il sistema scolastico in Italia negli ultimi 20 anni è allo sbando. Arrivano i ragazzi al diploma che a stento sanno leggere, scrivere, consultare dei testi e fare delle ricerche. Quando arrivano all'università non gli viene insegnato nulla di tutto questo. Teniamo presente che una tesi è uno scritto semiaccademico, come se fosse un saggio. Arrivano alla tesi che i professori non gli hanno insegnato nulla, ma questo non è tutto, perché i ragazzi che arrivano da me per la tesi laurea paradossalmente raramente hanno problemi di competenza, hanno problemi di interfacciamento con i professori, professori capricciosi che non sanno neanche loro che argomento assegnare, che non seguono affatto i ragazzi, non si fanno trovare agli orari di ricevimento. Qual è il risultato? Che io per il 30%, il 40% devo fare un'opera di formazione, ma il 60, il 70% devo fare una vera e propria opera di affiancamento e sostegno psicologico di tesisti di 20-25 anni che hanno a che fare con dei baroni capricciosi che non vogliono sapere nulla di prendersi delle loro responsabilità di docenti. Questo è un altro problema veramente atavico che è avvizzito nell'ambito formativo, ma soprattutto culturale e scolastico. Noi non vogliamo andare oltremodo oltre per una ragione semplice: la piaga delle baronie è una piaga che ha attecchito la scuola fino al punto da farla marcire, come quando alcune piante vengono colpite da una malattia. Noi abbiamo deciso di darvi contezza di questo mercato sommerso della cultura, se si può dire, per certi aspetti, perché è giusto che in questo scenario, in questo panorama del nulla culturale che ci sta circondando, è giusto che voi sappiate come sta funzionando in questo periodo anche questo aspetto di quella che qualcuno chiama ancora la buona scuola. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.